Ed eccoci, come anticipato, in compagnia del sindaco di Valdobbiadene, Bernardino Zambon, che voi già avete conosciuto nel corso della scorsa puntata di Cronache Trevigiane. Con il sindaco parliamo proprio di quanto è emerso nel corso di questa conferenza stampa, momento di riflessione in cui lei ha puntato l'attenzione, l'ha focalizzata su un aspetto importante di cui il forum in qualche modo si fa carico, la sicurezza alimentare, un tema caro e scottante in questi giorni. Sì, lo è dall'inizio della produzione di un alimento alla sua commercializzazione sui mercati, sui banchi alimentari e avvertiamo molto forte come tutto questo percorso, tutta questa tracciabilità deve avere momenti di codifica, deve avere momenti di conoscibilità e allora deve avere anche luoghi in cui si studiano questi percorsi, in cui la codifica è stabilita, è condivisa e viene lasciata al consumatore. Il forum è anche un momento di questo tipo, è un momento in cui l'eccellenza si domanda la sua qualità ulteriormente e ne dà garanzia al consumatore. Ecco, facciamo un'osservazione. Una conferenza stampa gremita, tanti tra l'altro i rappresentanti di diverse associazioni, comunque aspetti del territorio, le banche, la Coldiretti. Quindi sappiamo che ci sarà anche il ministro Zaia in occasione dell'inaugurazione, tutti uniti attorno a questo evento. Sì, per capire che il prodotto agroalimentare, le tipicità, la realtà tipica del nostro trevigiano è quello che era seduto oggi su questo tavolo. Ciascuno per il suo prodotto, anche quello economico, ma ciascuno che si sente parte di una filiera. Allora si raggiunge il consumatore in maniera rispettosa ed intelligente. Sindaco, noi la ringraziamo per essere stato ospite di questa puntata di Cronache Trevigiane. Un grande in bocca al lupo al quinto forum Spumanti d'Italia. Con questa puntata specialissima dedicata al mondo dei vini, in una stagione, tra l'altro il primo weekend di settembre, quindi particolare, ci sono le vendemmie. Salutiamo tutti voi telespettatori e appuntamento come sempre alla prossima settimana. Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Unindustria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image.